Salve a tutti e bentornati a Gialopi. Gialopi. Halopi. Mi confondo ancora. No, no, Gialopi, Gialopi. Dai, dai, ci siamo. Siamo pronti. Buongiorno, signora. Signora? È morta? No, sta leggendo. Ok, che dice il giornale? Oh. Ok. Siamo pronti. Via. Oh. No, dall'altra parte. Ah, ok. Strada. Vediamo un po'. Che cosa possiamo scegliere questa mattina? Ah, beh, non c'è tanta scelta. Se vogliamo una stazione di servizio, e conviene averla, perché le nostre ruote, se ricordo bene, erano un bel po' danneggiate. Ok. E dove? Ah no, lì è l'ingresso. Ah già. Ok. Cavolo, se curva male. Speriamo di trovare un bel po' di oggetti per strada. Almeno riusciamo a fare un po' di soldi, cambiamo anche il colore alla Laika. Compriamo un po' di... Wow, di migliorie. Salve, buongiorno, sì. Ecco il mio passaporto. Ah, scusi. Ecco a lei. È certo che è tutto in ordine. Via. Non mi piace molto guidare con la pioggia, cioè normalmente non è che mi dia tanto fastidio, però in questo gioco le pozzanghere sono veramente micidiali per la tenuta di strada. Apparentemente anche senza pozzanghere. Ah già. Wow, forse il fatto che le ruote sono un po' danneggiate. Comunque, ma certo è un peccato che si vedono le sezioni della strada. Beh, l'importante è che non ci cadiamo in mezzo. Ah, cavolo, anche sterrato. Però, alla fine, sembra tranquillo. Anche se devo ammettere che questa sezione non mi piace tanto, non si trovano altre auto, non è che c'è tanto da vedere. Cioè, il gioco di per sé... Oh, l'ho vista, che fortuna. Il gioco di per sé è molto particolare. Il fatto è che, secondo me, nelle varie sezioni dovrebbe esserci un po' più di varietà e soprattutto un po' di strade alternative. Alla fine ogni sezione è fatta da una singola strada e la cosa fondamentale è andare dritto. Non è che c'è altro da fare. Il che... andiamo a vedere se qua c'è qualcosa. Il che alla fine non è male, perché come gioco è molto molto rilassante. Però forse qualche alternativa in più non sarebbe male. Cioè, per esempio, la prima sezione è molto carina, il viaggio verso De Dresden. Questa... Col fatto che non si incontrano altre auto, qui per esempio l'unica cosa che c'è di diverso sono... Wow, queste stazioni dei treni che si incontrano. Ok.
È vero che ci sono anche i passaggi con i treni fermi e via dicendo. Mi piace molto il fatto di dover raccogliere le casse, fare attenzione e via dicendo, però l'ultima parte, per esempio, la parte nuova che hanno messo, secondo me ha molta più... Ah, cavolo. Allora, facciamo una cosa. Ci sono molte più parti dove andare ad esplorare. Ah, cavolo. Però, insomma, sicuramente lo sistemeranno con il tempo. Di per sé come concetto di gioco è molto carino. E alla fine anche la grafica è simpatica. Certo, adesso è tutto al massimo, quindi a meno che non mettano qualche cosa di nuovo, più di così non va. Speriamo di riuscire a fare un bel po' di soldi. Wow. Ok. Non dovrebbe essere tanto distante la stazione di servizio. Cavolo. Dannazione. Non ci voleva. Quello non ci voleva proprio. È un brutto colpo. Che peccato. Un vero e proprio peccato. Cavolo, mi sa che non ho spazio. Però sapete che cosa? Ah, intanto vediamo, magari questa qua, da qualche parte c'è. No, qua dentro. No, però sapete che cosa posso fare? Posso prendere questo, aprire il cofano. E riparare qualcosina. Ok. Poi posso prendere questo e metterlo qua dentro. Perfetto, ci siamo. Non so neanche da quante persone è composto il team di sviluppatori di questo gioco. Penso molto poche, forse 3-4. Forse. Magari sono di più, eh. Mi sto facendo un'idea completamente sbagliata. Sono impaziente di vedere il prossimo aggiornamento. L'ultimo è stato molto bello. Tra lo spray, la mappa nuova, il fatto di poter trovare quella specie di... C'è qualcosa? No. Wow! Carina! Ecco, questa per esempio è una parte molto carina. Oh cavolo! Wow! Testa coda! Mi sa che devo assolutamente cambiare le ruote. Dicevo, la possibilità di trovare non la discarica, lo sfasciacarrozze. Sì, mi sa che la mia ruota destra è completamente partita. Forse anteriore destra. Di solito là ci sono delle casse da prendere. Invece no. Non me la sento di andare a vedere laggiù a sinistra. Preferisco arrivare alla stazione di servizio con ancora... Oh! Ma che co... Scusa? Ok, mi rimangio quello che ho detto in precedenza.
Ma che... Ah! Hanno messo molte varianti, apparentemente. Ah, cavolo. Sì, non so dove... Proviamo a passare sui binari. Oh, cavolo. E chi se l'aspettava? Ma... Vabbè, facciamo... Ok. Ponte rotta è la prima volta che lo vedo. Va bene. No, devo assolutamente cambiare queste ruote. Eccolo. Speriamo di riuscire a fare un po' di soldi. Ok. Ci siamo. Apri. Allora, iniziamo a prendere tutti questi pacchetti di sigarette. Salve, le ruote le ha. Ecco a lei. Devo fare un po' avanti e indietro, eh. Però, alla fine, forse ne vale la pena. Ah, forse le ruote ce le ripaghiamo. Spero. Certo, quest'auto ha bisogno di una manutenzione continua. Bisogna essere costante, altrimenti... Come stanno? Le ruote staranno completamente distrutte. Ok. Le sigarette le abbiamo vendute tutte. E abbiamo fatto... Beh, dai, non male. Vediamo un po' che altro possiamo vendere. Uno, due, piede di porco. Ok. Allora, uno e due. No, questo lo riprendiamo. No, ho lasciato il piede di porco. C'è l'altra cassa. Era una scatola o una cassa? No, una scatola. Ok, ci siamo. Qua dentro che cosa c'è? Ah, che spreco. Un vero spreco. Cioè, sono sempre soldi, ma sono proprio pochi. E ok. Qui. Altre sigarette. Cavolo. Speravo in medicine o altre bottiglie, eh. Però alla fine. Ah, peccato, però è quella più piccola. Vabbè, dai, meglio di niente. Allora, mi serve questa. Quattro ruote. No, questa non mi serve, cavolo. Non ha kit di riparazione. Annazione, signora. Ok.
Ma me l'ha fatta pagare 2 volte? Vabbè, fa niente. Ok. Peccato per i kit di riparazione. E il motore si sta facendo degli strani movimenti. No, così. Ok, questo poi lo vendiamo. Svita. Svita. Lascia. Andiamo a posare questo. Oh no! Ah, secondo me me l'ha fatte pagare 12 volte le ruote. Però non mi va di premere il tasto per annullare. Vabbè, dai, è andata così. Andava un po' male. Sì. Cavolo. Un po' di soldi li rifacciamo con le ruote vecchie. Certo, avremmo perso, non so, centinaio forse. Vabbè, dai, fa niente, fa niente. Queste anche sono cose che dovrebbero un po' sistemare. Però alla fine, tra tutto quanto, è il male minore. Piccolo problema, niente di che. Ah, ok. Ok. Andiamo di qua. Oh. Ok. Stacca. Stacca. Via. Ecco a lei. Insomma, è volata dietro una ruota. Stia attenta, signora, che si fa male. Ruota, ruota. È un peccato perché alla fine dobbiamo fare talmente tante riparazioni alla macchina che molto probabilmente non ci avanzeranno soldi per comprare delle migliorie. Ok, no, mannazio. Allora, ok, chiudi, apri, portafogli, prendiamo i soldi e andiamo. Sempre questo, ma perché hanno messo questo rumore? Cioè, è veramente schifoso. Beh, dai, 2,51, possiamo... Beh, intanto la dobbiamo riparare. Allora, la prossima cosa che facciamo è dobbiamo assolutamente. Ci passo? Ripararla. Poi magari se ci avanzano un po' di soldi, possiamo magari colorarla. Ok. Speriamo di arrivare in città. Oh cavolo, non ricordo dove devo andare. Mi sa a destra. Credo. Spero. Non me lo ricordo. Credo di sì. Vabbè, se vediamo i binari col ponte, siamo andati dalla parte sbagliata. Ah no, eccola la città. Ah, cavolo, eravamo arrivati. Potevamo direttamente fare tutto quanto in città a questo punto. Vabbè, quel che è fatto è fatto. Tanto alla fine erano cose che dovevamo fare comunque. Ah,
Proviamo a destra. Che cosa c'è qua? Il motel. Andiamo a vedere sotto. Certo, ridotta così è anche possibile che non riusciamo più a fare la salita. Scendiamo ma non risaliamo. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Ma dai, non c'è niente qua sotto. Tutto sopra. Andiamo un po' di velocità. Dai, dai, che ce la fai. È un peccato che non ci sono i lampi, ci sono solo i tuoni. Eccolo qua. Ok. Allora, benzina già l'abbiamo fatta. Ci serve solamente dei kit di riparazione. Che non ha. Dannazione, signora. È un po' un problema perché siamo ridotti molto molto male. E c'è il rischio che rimaniamo fermi. Quindi sapete che cosa conviene fare? Mi dispiace un po', farlo. Però veramente c'è il rischio che rimaniamo fermi per strada. Conviene vedere che cosa vendono a questo negozio della Laika e poi tornare a casa, purtroppo, perché non abbiamo proprio kit di riparazione e la nostra macchina è ultra danneggiata. A saperlo non compravo neanche le ruote. È un po' un peccato. C'è il rosso, lo vogliamo fare rossa? Facciamo rossa con le strisce gialle. È un po' un peccato. Avrei preferito continuare, però purtroppo è andata così. La prossima volta sicuramente andrà meglio. Purtroppo abbiamo iniziato senza soldi e non è che ci potevamo fare tantissimo. Aspettate un attimo, fammi chiudere questa portiera. Speriamo di averla fatta di un colore uniforme. No, forse questo sportello era ancora da fare più. Ok, forse il tettino. Dovrebbe essere. Ok, via. E prendiamo questo. E che spettacolo. Va bene, dai. Facciamo così, è l'unica soluzione. E la prossima volta partiamo con la nostra Laika bella riparata. Un po' un peccato, un po' mi dispiace. Pensavo di riuscire ad andare un pochino più avanti e invece ci siamo dovuti fermare là. Vabbè, dai. Carina. Grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di Gialopi. Ciao ciao!